E quindi è un'iniziativa che parte con questo intento di beneficenza, però si è allargato anche a qualcosa di più grande, che è un elemento di testimonianza di tutte quelle forze civili, militari, religiose, quindi pubbliche e private, che operano in contesti di guerra per portare un aiuto concreto e per seminare pace nel mondo, amore, attraverso proprio progetti di sviluppo economico. Il nostro motto è: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Questa cosa la facciamo con volontari che sono proprio volontari, non salariati, e adottando delle sinergie che in questi anni hanno visto operare in contesti come l'Iraq, l'Afghanistan, il Libano, il Kosovo, con i militari che infatti qui partecipano proprio a dare questa testimonianza anche delle loro missioni di pace, anche delle cose che abbiamo fatto insieme. Con la protezione civile, ad esempio nello Sri Lanka, a seguito dello tsunami, anche lì c'è la guerra civile, e poi con i missionari, pensiamo al Sudan, al Darfur, la cooperazione italiana del Ministero degli Affari Esteri, la Croce Rossa, hanno aderito un po' a tutte queste organizzazioni con cui noi lavoriamo, e adottando queste sinergie riusciamo a portare avanti molti progetti minimizzando i costi, perché sfruttiamo proprio la loro presenza già sul posto, i voli, i cargo, quindi che vanno quando hanno voli prepianificati, ci sono degli spazi, carichiamo gli aiuti, con loro andiamo a visitare le persone, capiamo il loro bisogno, insieme a loro capiamo appunto, attiviamo i progetti, e questa è la nostra missione. Tutte queste missioni, qual è stata la più complessa secondo lei, o in generale quali sono i paesi più difficili? Allora, tutti i paesi sono difficili, sicuramente il Darfur è un paese e il Sudan in generale, dove operiamo solo con i missionari, quindi non ci sono istituzioni al momento con cui operiamo in un contesto come il Darfur. Lavoriamo insieme ai missionari con un contesto che spesso è anche molto difficile, però molto bello. Devo dire che la cosa bellissima di queste esperienze è che si accendono delle luci là dove è ombra. In Italia spesso arrivano solo immagini delle devastazioni, delle ombre di questi paesi, quindi arriva tutto il brutto, però questa cosa fa perdere le speranze. Invece noi quello che vogliamo far vedere sono le speranze che vengono seminate, che poi anche laddove le tenebre sono più fitte si può veramente costruire pace, amore, sviluppo, mettendo insieme le forze.